simulazione della guida in stato di ebbrezza, ma anche percorso di Pompieropoli, dei Vigili del Fuoco o lezione della scientifica sul luogo di un incidente. La 7ª edizione di Sii Saggio Guida Sicuro si è conclusa in Piazza del Plebiscito con la partecipazione di migliaia di ragazzi. Promossa dall'Associazione Meridiani per educare e sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale, il professor Alfonso Montella, presidente della Commissione Scientifica. Come risultato ha avuto il coinvolgimento di migliaia di studenti negli anni, migliaia di studenti anche in questa edizione di tutta la Regione Campania. Quest'anno abbiamo realizzato il concorso di idee Inventa una soluzione per la sicurezza stradale. Abbiamo ricevuto 50 progetti, a brevissimo 25 di questi progetti riceveranno un premio. Allo stand dell'Esercito Italiano, dove si possono vedere da vicino le più moderne dotazioni dei nostri militari impegnati in missioni, il generale Rosario Castellano, comandante delle Forze Operative Sud. Partecipiamo questa volta per la 7ª volta a questa manifestazione Sii Saggio Guida Sicura proprio per indurre i giovani ad essere particolarmente attenti alla guida dei loro mezzi. Premiati i vincitori del concorso di idee Inventa una soluzione per la sicurezza stradale. Tra le novità di quest'anno l'intervento dei simulatori di guida dell'ACI, dei simulatori dello stato di ebbrezza della Polstrada, alza bandiera affidata alla Brigata Bersaglieri Garibaldi e consegna dei 28 premi alle scuole vincitrici del concorso e attestati a tutti i partecipanti al progetto. Tra le istituzioni presenti, oltre alla Regione Campania rappresentata dal consigliere Alfonso Longobardi, anche il CONI con il presidente regionale Sergio Roncelli. Abbiamo lanciato uno slogan: non usare il telefonino alla guida, perché oggi è la causa di incidenti, soprattutto mortale, la prima causa di incidenti. Quindi essere prudenti, essere cauti, non bere quando ci si mette alla guida, sono delle regole semplici ma fondamentali per la tutela della nostra vita e quella degli altri. La sicurezza è fondamentale sia per chi fa sport, sia per chi guida, per chi vive in città e così via. Ricordiamo che lo sport si fa in tutti gli ambienti, acqua, aria, terra, e la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei percorsi, delle città, delle vivibilità è fondamentale sia per lo sport sia per la vita del cittadino.